Cari fratelli e sorelle in Cristo, sono forse io il guardiano di mio fratello? La risposta di Caino alla domanda di Dio, dopo l'omicidio del fratello Abele, contrasta con le rivendicazioni ideali di fratellanza ripetute a seconda delle morti che si piangono e delle stragi che si condannano. Siamo tutti americani, siamo tutti francesi, siamo tutti libanesi, siamo tutti siriani, siamo tutti russi. Indirettamente, queste rivendicazioni dicono che in tutte le parti del mondo vengono uccisi nostri fratelli e nostre sorelle. La fede cristiana d'altronde ci dice che davanti a Dio siamo tutti fratelli e sorelle. Perciò non piangiamo i morti per il colore della pelle, per il credo religioso, per la lingua parlata, ma perché se il primo omicidio della storia umana è stato un fratricidio, allora ogni omicidio è un fratricidio. Eppure dobbiamo riconoscere che viviamo in una società in cui di fatto manca la fraternità, proclamata a parole, e domina invece la cultura della sfiducia. 8 italiani su 10 non hanno fiducia dell'altro che incontrano per strada o con colui che vive nella porta accanto. 1 italiano su 2 è pronto a cambiare stile di vita perché ha paura di viaggiare, paura di andare a scuola, paura di andare in discoteca, paura di andare allo stadio. Addirittura, il servizio di sicurezza americano, nel settembre scorso, pretendeva di controllare con il metal detector il seguito del Papa, compreso il segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin, all'arrivo all'aeroporto di Washington. Si è evitato l'incidente diplomatico solo con la determinante opposizione del Papa, che minacciò di recarsi da solo alla Casa Bianca se non avessero rispettato i suoi collaboratori. Cari fratelli e sorelle, impegniamoci a creare la cultura della fiducia. Siamo convenuti in questa cattedrale per pregare il Signore della vita e della morte, per ribadire che uccidere in nome di Dio è una bestemmia, per impegnarci a essere operatori di pace, artigiani di fiducia, di rispetto, di dialogo, di solidarietà. In mezzo a tanta paura e tanto disorientamento, ci vogliamo ispirare a Papa Francesco, testimone di fede e di umanità, che infonde fiducia e coraggio ai credenti e ai non credenti. Egli rifiuta la macchina blindata del servizio di sicurezza del Vaticano e il giubbotto antiproiettile per il suo prossimo viaggio in Africa centrale. A fronte di una psicosi collettiva da guerra santa, egli ripete continuamente che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità. Il sindaco di Parigi, da parte sua, ha evocato il modo cittadino, simbolo della capacità di reazione di fronte alle avversità. Fluctuat nec mergitur. Naviga in mezzo alla tempesta delle onde, ma non affonda. La frase latina è stata dipinta
dai manifestanti sui muri della città e in piazza della Repubblica ed è stata proiettata tramite un fascio di luce sulla Torre Eiffel, illuminata per l'occasione con i colori del tricolore francese. Ma prima della strage di Parigi, più di 2000 anni fa, ai discepoli in balia delle onde del lago di Tiberiade, Gesù di Nazareth disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. L'invito a non aver paura, a creare fiducia, riecheggia questa sera nella nostra chiesa cattedrale. Ci dona la forza dello spirito, ravviva i nostri sentimenti di fraternità. Immaginiamo che Gesù risorto entri in questo cenacolo ideale e ci ripeta, come ai discepoli, pace a voi. Nel silenzio dell'adorazione che ora seguirà, ognuno di noi ripensi a questo saluto di Gesù e ricordi che la pace goduta dipende anche dalla pace donata. Nel pianto delle vittime, Papa Francesco ha ascoltato il pianto di Gesù. Ha denunciato come maledetti coloro che invece di essere operatori di pace sono impresari di morte. Ci ha ammonito che le armi che ci ritroviamo contro sono quelle che abbiamo venduto. Promuoviamo allora con il nostro stile di vita sentimenti di fiducia e di accoglienza. Forse dovremo difenderci ancora noi dagli attacchi dei terroristi. Ma la migliore difesa sarà sempre quella di San Francesco. Dove odio, che io porti l'amore. Dove offesa, che io porti perdono.